non vi nascondo che sono un po' emozionato, anche se sono contento di essere qui oggi a raccontarvi qualcosa del mio lavoro. Io faccio il microbiologo e spenderò i prossimi minuti di questa nostra chiacchierata per cercare di scritare un po' le frasi che sono scritte là sopra che identificano il mio lavoro. Risolvo problemi che voi non sapete avere in modi che voi non riuscite a comprendere, che è una frase sicuramente abbastanza simpatica, ma che è un po' una sconfitta per un ricercatore che vi vuole raccontare quello che con passione fa tutti i giorni. Io sono un microbiologo e in particolar modo mi occupo dello studio dei batteri che possono dare origine a delle infezioni nell'uomo, sia infezioni più banali come un mal di gola che infezioni più gravi come la meningite batterica. E lo faccio principalmente studiando un fenomeno particolare, che è quello della resistenza agli antibiotici, che è quel fenomeno per il quale i batteri hanno la capacità, alcuni batteri, di sopravvivere e moltiplicarsi anche in presenza del farmaco antibiotico. È quel fenomeno per il quale quando io ho un'infezione urinaria, prendo l'antibiotico, l'antibiotico non riesce ad uccidere il microrganismo che mi infetta, perché il microrganismo resiste e io di fatto non guarisco. Questo è un fenomeno che fino a qualche tempo fa veniva studiato in qualche laboratorio di nicchia o in qualche sottoscala di qualche laboratorio di microbiologia clinica, ma che oggi c'è in qualche modo esploso fra le mani e che ci ritroviamo a livello globale. Voi vedete, immaginarvi che quando sono stati introdotti sul mercato in maniera massiva gli antibiotici, siamo a circa la metà del secolo scorso, questo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell'ambito medico, perché quelle infezioni che fino al giorno prima non erano curabili, da un momento in poi sono diventate facilmente trattabili. Questo ha chiaramente portato una grande ventata di ottimismo nell'ambito medico e tanto ottimismo, tanto entusiasmo ha portato che alcuni ricercatori si sono riuniti di fama mondiale e nel 1966 fecero questa previsione che consegnarono alla rivista Time. Dissero che entro l'anno 2000 erano praticamente sicuri che grazie agli antibiotici tutte le malattie infettive sarebbero state in qualche modo debellate. Ecco, probabilmente al Time avevano la memoria lunga perché nell'anno 2000 pubblicarono questa copertina ricordandosi di questa previsione, la rivincita dei batteri killer. Stiamo perdendo la battaglia contro le malattie infettive? Purtroppo la risposta è sì, e la situazione è peggiore rispetto a quella che veniva identificata in questo articolo all'inizio del 2000. Stiamo perdendo questa battaglia e le resistenze ad antibiotici sono ormai un fenomeno globale che si ritrova in tutto il mondo, ma non attaccano le varie nazioni o vari territori nello stesso modo. Guardate questa speciale classifica di quanto è frequente la resistenza agli antibiotici nei vari paesi di una comunità europea che possiamo definire un po' allargata in questa classifica. Le barre verdi, più lunghe sono le barre verdi e peggiore è la situazione. Guardate dove siamo noi, siamo al terzo posto, siamo sul podio. Peggio di noi fanno soltanto Grecia e Turchia. Vuol dire che la resistenza agli antibiotici è un fenomeno importante, globale, che comprende tutto il mondo, ma che in alcuni stati, e purtroppo ci siamo anche noi fra questi, il problema è particolarmente grave e particolarmente importante. E questo perché è grave? È grave perché gli antibiotici, perché chiaramente le infezioni che adesso, che oggi ci sembrano così facilmente debellabili, non lo saranno più, saranno infezioni che torneranno ad essere mortali. E poi perché l'antibiotico, immaginatevi che può essere utilizzato non soltanto per curare le infezioni, ma anche per prevenire le infezioni. Questo significa che interventi chirurgici, che noi consideriamo come interventi di routine, come un parto cesareo oppure un'appendicectomia, non saranno più di routine, ma torneranno ad essere, interventi a rischio di vita, perché non avremo più niente con cui affrontare eventualmente le infezioni che possono, derivarvi. Sarà quella che viene chiamata dal capo della World Health Organization il ritorno all'era preantibiotica e la fine della moderna medicina così come noi la conosciamo. Chiaramente questo fenomeno è così importante che già sta facendo centinaia di morti. Guardate, circa 700.000 persone si calcola che muoiano ogni anno a causa della resistenza agli antibiotici, 3.000 soltanto in Italia. E le previsioni purtroppo sono ancora peggiori. Un report del governo inglese ci dice che nel 2050, se non prenderemo delle iniziative importanti per combattere la resistenza agli antibiotici, i morti ogni anno saranno circa 10 milioni. L'antibiotico resistenza sarà la prima causa di morte nel mondo, più del cancro, 10 volte di più degli incidenti automobilistici. E allora la domanda a questo punto è perché?
siamo finiti in questa situazione, perché la situazione ci è sfuggita di mano. Il problema ovviamente è multifattoriale, non può essere in qualche modo banalizzato, però sicuramente c'è un indiziato speciale, che è quello del sovrautilizzo dell'antibiotico. Abbiamo considerato l'antibiotico come qualcosa di scontato, come qualcosa che avevamo sempre a disposizione, abbiamo cominciato a utilizzarlo senza chiederci quali potessero essere le conseguenze. E allora il primo colpevole è il sovrautilizzo dell'antibiotico in ambito della medicina umana. Guardate questi dati, sono dati americani. 2 persone su 3 prendono un antibiotico per l'infezione respiratoria senza averne in realtà bisogno. È la classica prescrizione medica, perdonatemi il termine, un po' a casaccio. Viene prescritto un antibiotico, il paziente lo prende, ma magari ha un'infezione virale, per la quale l'antibiotico non ha alcuna efficacia. L'antibiotico combatte i batteri, ma non combatte i virus. Però non c'è soltanto il medico che prescrive magari il farmaco senza che ci sia una vera necessità. C'è qualcosa che possiamo fare anche noi. Vi faccio un esempio e vediamo se vi riconoscete in questo esempio. Voi avete un'infezione urinaria, andate dal vostro medico, il medico vi prescrive giustamente un antibiotico. Voi tornate a casa, prendete la prima pillola di antibiotico, prendete la seconda e siccome l'antibiotico quando funziona effettivamente è veramente efficace, dopo la seconda somministrazione in genere i sintomi, questo non doveva succedere, i sintomi sono completamente spariti. Che cosa succede quando la sintomatologia vi sparisce? Ci manca una pila. Quando la sintomatologia in qualche modo vi sparisce, succede una cosa particolare, che i sintomi questo è l'antibiotico che resiste, sì. Grazie, scusate. Quando vi siete presi la seconda dose di antibiotico, quello che succede è che la sintomatologia generalmente sparisce, perché l'antibiotico, quando funziona, è effettivamente un'arma molto importante ed efficace. Però che cosa vi rimane? Vi rimane un po' di stanchezza, un po' di nausea, un po' di mal di pancia. Vi rimangono quelli che sono gli effetti collaterali dell'antibiotico. E allora generalmente che cosa facciamo? Smettiamo il trattamento antibiotico, prendiamo la nostra scatola di antibiotici e la mettiamo nell'armadietto sopra dove teniamo tutte le medicine. Salvo poi ricordarsi che questo parte dell'antibiotico c'è sempre, quando abbiamo qualche altro sintomo che ci fa pensare di avere qualche infezione batterica, allora ci ricordiamo che c'era quella scatola mezza cominciata, andiamo nel nostro armadietto, prendiamo questa scatola e finiamo l'antibiotico, senza consultare prima il medico. O peggio ancora, prendiamo questo antibiotico, lo prestiamo al nostro parente, al nostro amico, perché lo possa utilizzare quando lo ritiene più opportuno. Stiamo sovrautilizzando l'antibiotico, ci stiamo mangiando degli antibiotici dei quali non abbiamo bisogno, stiamo utilizzando l'antibiotico completamente a caso. E purtroppo il problema non è soltanto legato alla medicina, al sovrautilizzo dell'antibiotico nella medicina umana. Pensate che negli Stati Uniti il 70% degli antibiotici che vengono prodotti vengono utilizzati per allevamento. Per quale motivo? Perché quando noi diamo gli antibiotici ai nostri animali che alleviamo, questi diventano belli grassottelli, belli robusti, belli forti in pochissimo tempo. Sono dei potentissimi fattori di crescita. E anche quando l'antibiotico non può essere utilizzato come fattore di crescita, come accade in alcuni paesi, ad esempio anche se da pochi anni nella comunità europea, l'antibiotico può essere comunque utilizzato negli allevamenti intensivi a scopo preventivo. Pensate che cosa accade se uno di questi polli, uno di questi maiali, prende un'infezione batterica. In pochissimo tempo la distribuisce a tutti gli animali che sono nell'allevamento intensivo. Ecco perché nel pastone che viene dato da mangiare a questi animali viene sempre inserito un qualche antibiotico che impedisce che, queste infezioni possano in qualche modo svilupparsi. Ma purtroppo non c'è soltanto questo. L'antibiotico viene utilizzato nella piscicoltura, per cui viene liberato nelle nostre acque. L'antibiotico viene utilizzato insieme agli antitriptogamici e agli antifungini nell'agricoltura. Che cosa significa tutto questo? Significa che noi tutti i giorni stiamo liberando tonnellate e tonnellate di antibiotico nel nostro ecosistema, nel nostro ambiente. E questo produce quella che in termini tecnici viene chiamata una pressione selettiva, che uccide tutti i batteri sensibili e lascia in vita quelli resistenti. È per questo che ci troviamo con i batteri resistenti anche nelle nostre infezioni. Per cui sicuramente è arrivato il momento in cui dobbiamo guardarci negli occhi e cominciare ad intervenire in maniera molto importante. Dobbiamo certo studiare per scoprire nuovi antibiotici, ma dobbiamo anche cercare di imparare ad utilizzare correttamente quelli che già abbiamo a disposizione.
Per fare questo dobbiamo studiare le vie di trasmissione dell'antibiotico resistenza per cercare di bloccarle. Dobbiamo migliorare quella che è la diagnostica per cercare di essere più efficaci e più rapidi nel diagnosticare le malattie infettive. Però dobbiamo fare anche una crescita culturale, una crescita culturale che ci deve portare a capire come va utilizzato l'antibiotico. Dobbiamo smettere di utilizzare l'antibiotico negli allevamenti intensivi. Dobbiamo far crescere la categoria medica perché prescrive antibiotici in maniera più oculata. Ma dobbiamo anche noi ricordarci che quando prendiamo un antibiotico, questo farmaco che noi assumiamo non è un qualcosa che effetto soltanto su di noi, come può essere un farmaco per la pressione, ma è qualcosa che ha effetto anche su tutti quelli che ci circondano. Solo facendo questo salto culturale potremo in qualche modo riuscire a mettere in atto degli interventi nazionali o anche internazionali che ci permettano di limitare e di sconfiggere l'antibiotico resistenza. Vi ringrazio. Grazie Tommaso per lo speech che vi avevo detto che era un po' inquietante. Quindi l'antibiotico possiamo considerarlo come un farmaco sociale addirittura. Ti volevo chiedere una cosa, di batteri ce ne sono tanti, no? Allora, diverse specie di batteri hanno la possibilità di passarsi le informazioni sulla resistenza agli antibiotici? Perché Certo, questo peggiorerebbe ulteriormente la situazione. questo è un punto molto importante, è una delle spiegazioni per cui i batteri riescono a diventare così facilmente resistenti agli antibiotici. I batteri hanno questa brutta abitudine di scambiarsi frammenti di DNA e lo riescono a farlo in maniera molto veloce e lo fanno anche in quelli che sono degli incubatori naturali, come può essere il nostro intestino dove vivono decine di specie diverse di batteri. Scambiandosi questa informazione genetica riescono a scambiarsi anche quella l'informazione della resistenza agli antibiotici, che quindi non si diffonde soltanto, diciamo, in maniera verticale da cellula madre a cellula figlia, ma può anche trasferirsi tra batteri contemporanei e anche di specie diverse e questo rende tutto molto più complicato. Complicato.